le donne italiane sono più resilienti e solidali degli uomini, in un contesto in cui il timore di non farcela ad affrontare le difficoltà è un fenomeno molto diffuso. Sono i risultati anche inaspettati di un'indagine di Kerastase realizzata dall'Istituto di Ricerca Eumetra MR per conoscere più da vicino la capacità delle donne di essere forti davanti alle criticità e di essere complici nei momenti difficili, come la pandemia da Covid-19 che tutti noi stiamo vivendo. Devo dire personalmente che quando penso alle donne penso a due elementi importanti, che il primo è la loro forza, resilienza, il secondo che sono sempre unite nei momenti difficili. E questi due punti sono stati emersi dalla ricerca. Le donne effettivamente sono più resilienti verso gli uomini e anche il 60% delle donne diceva che si sono sentite sempre appoggiate dalle altre donne nei momenti difficili. Per me questo dato è molto speciale, particolarmente in questo momento che stiamo vivendo di difficoltà. Effettivamente sapere che le donne sono unite è una grande forza per tutte noi. L'indagine, realizzata alla fine di settembre su un campione rappresentativo della popolazione italiana, sia maschile sia femminile, tra i 18 e i 75 anni, è parte integrante del progetto Kerastase Rise Strong per la crescita e l'autodeterminazione delle donne nella società. Il progetto Rise Strong nasce dalla nostra marca di Kerastase e nasce ispirato da questi valori di sorellanza, della forza delle donne, di coraggio. Diciamo che il progetto nasce per amplificare questi valori a tutte le donne e poter ispirare queste donne ad essere più forti, a credere di più in se stesse, a non arrendersi mai. La ricerca ha inoltre evidenziato l'importanza del concetto di sorellanza, forte soprattutto tra le donne più giovani, più solidali tra loro rispetto agli uomini. Questa sorellanza è un po' un senso di community, un po' un'amicizia molto molto forte. Devo dire anche come donna che uno pensa sempre che le donne sono molto competitive, però alla fine vediamo, e questo parte dalla ricerca anche di Eumetra, che effettivamente non è così e che nei momenti difficili le donne si supportano a vicenda. Il sostegno di Kerastase in termini di empowerment economico e sociale si concretizza tra l'altro con la donazione a favore di Fondazione Pangea Onlus, un'organizzazione no profit che dal 2002 lavora per lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie. Donazione che contribuirà all'apertura di un salone di bellezza per giovani donne sorde a Kabul e all'acquisto del necessario materiale tecnico.